iniziamo da un'introduzione. Allora, iniziamo con la mia introduzione, poi passiamo la parola. Mi modero? Caterina, vuoi moderare? Come tu, vengo io. Buongiorno a tutti, questa città bellissima. Le diverse volte che vengo a Torino e più torno più veramente mi piace questa città. Lo dico ogni volta, io ho un collegamento nella mia formazione con Torino perché la mia attività nasce come attività di ricerca come socio della Società Italiana di Biologia Sperimentale. Sono occupata di ricerca in embriologia sperimentale e neuroimmunistochimica e il mio maestro era un torinese, il professor Rodolfo Alperino. Per tutti diciamo, coloro che sono interessati in alcuni ambiti della medicina conosco molto bene, accademico dei licei, amico fraterno di Rita Levi Montalcini, lo ripeto ogni volta perché ad un maestro il ricordo è il minimo. Bene, diamo inizio a questa giornata, spero che questa giornata possa creare semenza e non dico casualmente questo termine collegato anche con i nomi dei premi Nobel della medicina di quest'anno, che possa creare un'apertura, che possa aiutare a superare dei paradigmi abbastanza rigidi che ci riguardano nella nostra storia della salute. Quindi che dia la possibilità di aprire del mondo che è quello nuovo, è quello in cui già siamo immersi e viviamo, con nuove idee, nuove prospettive e anche apertura a nuovi modelli di ricerca. La fisica ci ha dato moltissimi dati, e ci sta scuotendo, quindi questo convegno ha proprio l'opportunità di creare un link, una nuova visione armonica d'insieme delle nostre conoscenze attuali. Introduzione al dottor Giorgio Terziani, che stimo moltissimo, carissimo amico, mi fece conoscere qualche mese fa la strumentazione S-Drive, la prima sperimentazione eseguita su di me ovviamente, e quindi ho provato, ho fatto delle verifiche, attualmente ho una casistica in crescita, sempre più interessante, sempre più utile, sempre più proprio rappresenta un nuovo modello di ricerca in vivo, non invasivo, etico, che permette di dialogare con il paziente e di aprire al futuro. Grazie Giorgio. Grazie, buongiorno, benvenuti. Abbiamo, per chi non è presente, anche fatto i video così in modo che poi potete rivederli, perché pensiamo che creare cultura non sia solo fare cultura in aula, ma sia divulgare a più persone possibili. Vi ringrazio di questo, faccio una velocissima, anche perché siamo in ritardo, introduzione. Mi occupo di salute da 20 anni, faccio una relazione tecnica perché non sono un medico, però mi hanno insegnato a unire puntini, e quando si dice insegnato a unire puntini dico sempre come mai le persone, nonostante tutte le campagne di prevenzione da 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, si fa prevenzione, si continuano a ammalare e continuano a dire ma la prevenzione dov'è? Se la prevenzione è faccio un esame, faccio lo screening per vedere su 100 persone quante sono malate, allora ho dei biomarker per trovare le malattie, non ho biomarker per fare prevenzione, siete d'accordo? Poi
poi gli dice, ah, quest'anno non ti ho trovato malato, ritorno al prossimo anno. Non è prevenzione. Devo capire perché le persone alla fine si ammalano. Qual è la strada? Penso che la strada sia unire le forze. Unire le forze perché la ragione, ti dice sempre, la ragione sta nel mezzo. La ragione dipende da uomini di buona volontà che uniscono le forze e danno il loro massimo e la loro conoscenza, sia dal punto di vista tecnico, scientifico, culturale, filosofico, al miglioramento della qualità della vita della persona. Allora il messaggio ha detto che voglio, con quale voglio iniziare in persona. È questo: le persone più vive, motivate e realizzate sono quelle che cercano di condurre una vita volta a contributo e al servizio di qualcosa più grande di loro. Allora il mio motto è: la vita è urgente, e anche la prefazione del libro La modulazione fisiologica di ossigeno on demand che trovate qui fuori è proprio questa: la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino. E devo sicuramente ringraziare questo percorso di questi, tutti questi anni finché sono arrivato in Messico nel 2017 e ho trovato quell'anello mancante per mettere insieme tutte quelle informazioni che dicevano, ah sai, ti ammali perché respiri aria inquinata, no, ti ammali perché la dieta, no, ti ammali perché sono i campi elettromagnetici, no, ti ammali perché, perché. Allora, unito i puntini qual è? Ho avuto la fortuna di conoscere Sergio Stagnaro, il dottor Sergio Stagnaro nel 2008, uno dei più grandi medici clinici che abbiamo al mondo, in Italia ancora vivente, 88 anni, e che insieme alla sua filosofia, dicendo filosofia, la sua clinica, partendo dai reali rischi congeniti della costituzione in linea materna dalla nascita, e quindi dall'epigenetica della trasmessa a livello generazionale, arrivando a questo strumento che ci permette di capire cosa sta danneggiando la salute della persona prima che crei un problema. Quindi fare prevenzione tra il reale rischi congeniti e l'epigenetica. Grazie. Ciao Vincenzo, benvenuto. Quindi, già nel 2001, il Time è uscito con questo articolo famosissimo, il DNA non è il tuo destino. Ma cosa vuol dire il DNA non è il tuo destino? Si è scoperto che alla fine il DNA era il 2%, il 98% che chiamavano DNA spazzatura era l'epigenetica, era tutti altri fattori che modificavano e modulavano la salute delle persone. Allora se faccio la domanda, quando è l'ultima volta che avete sentito di parlare di inquinamento? Cosa mi dite? Stamani quando sono alzato mi ha sembrato la macchina. Non tutti sono così fortunati di vivere in una delle città più inquinate, no? No, perché oggi sembra che vivere in città così inquinate sia una fortuna, no? Perché c'hai tutti i servizi a disposizione, c'hai tutta la comodità possibile e immaginabile, puoi fare shopping in questa meravigliosa via, no? Che io amo, Piazza San Carlo, no? Via Roma. Però il problema è molto, 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 molto subdolo e grave. Permettetemelo, è una infiammazione silente congenita che ognuno di noi ha proprio perché vive in questi ambienti. Allora l'inquinamento parte dall'epigenetica, la genetica, no? Che l'epigenetica sta sopra, e poi l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua, il movimento. Ogni fattore però è in un ambiente inquinato, non c'è nulla da fare. Non è che dici, ah, puoi scegliere l'aria che respiri. Puoi scegliere l'aria che respiri? No. Puoi scegliere il cibo che mangi? Beh, probabilmente sì, scegliamo il meno peggio. Il meno peggio, perché comunque ormai l'inquinamento è entrato nella catena alimentare e non lo può negare nessuno. Provatemi che non è così. Basta pensare all'acqua. Non c'è niente da fare. Il particolato è lo disperso. Ma non il PM10, il PM5, adesso sono tutti gli articoli, la ricerca sta dimostrando, ah, l'inquinamento fa venire il tumore cervello, ma non faceva venire anche il tumore ai polmoni, non faceva venire anche, cioè,
Voglio dire, perché uno si ammala di una cosa, uno si ammala di un'altra? Qual è il motivo? E poi il movimento opportuno, siamo diventati tutti sedentari perché sempre di fretta e di corsa, i campi elettromagnetici, le radiazioni, ormai sono vere e proprie pandemie, tutto, luce, sole, ci stiamo dimenticando di farci le camminate all'aria aperta, al sole, stiamo dimenticando queste cose fondamentali per la nostra salute, i pensieri, le emozioni, la psiconeuroendocrinologia, certo. E dice no, perché sei malato, perché è stressato, perché ha avuto una brutta... Ma a chi è che non è stressato nella nostra... Chi è che non gli è accaduto qualcosa nella nostra vita? Chi è che non ha perso qualcuno? Perché uno sì, uno sta male e l'altro no? Cioè, quello che mi chiedo, sono domande, io sto ragionando a voce alta. E poi l'ossigeno, la fonte di vita, che siamo abituati a farci dare l'ossigeno quando... Quando siamo in fin di vita, nessuno ci parla di ossigeno per la prevenzione, nessuno ci parla di ossigeno per il supporto, nessuno ci parla di ossigeno per migliorare la qualità della vita, non ce ne parla nessuno, eppure sarebbe una cosa straordinaria, no? Perché senza ossigeno, sì, muore. Non senza alimentazione, senza dieta, senza, no, senza ossigeno si muore, però non se ne parla. Allora Stagnaro dice, guarda, attenzione, perché l'IKM, l'istangiopatia congenita acidosi enzima metabolica, è un'infiammazione silente dalla nascita, presente e trasmessa dalla madre a livello della disfunzione mitocondriale e del DNA mitocondriale, dove poi se fai qualcosa che non va, scateni il problema. Allora io dico, ma se fosse tutta una questione di carenza di ossigeno? E poi il mio amico Vincenzo, che insomma lavora su questo da 40 anni, no? Vincenzo, anche forse qualcosina di più, ce ne parlerà di quanto sia fondamentale, fondamentale, è la chiave della vita, accettando gli elettroni, estratti di glicidi, lipidi, aminoacidi nel corso del catabolismo cellulare, consente ai mitocondri di sintetizzare gli ATP necessari per le varie funzioni. Per la vita, senza di quello non funziona nulla. Poi, responsabile del vecchiamento, è chiaro, stili di vita, alimentazione, questo lo sapete, il lavoro, il tabagismo. E allora qui iniziamo le malattie varie, l'obesità, l'inquinamento alimentare, il domestico. Tutto questo è stato dimostrato che è legato a una carenza di ossigeno a livello tissutale, cellulare e mitocondriale. Poi lo vedremo oggi perché abbiamo dedicato questa giornata al premio Nobel della medicina e queste varie situazioni. Allora, se è vero che l'essere umano ha 25.000 geni, il chicco di riso 50.000, è vero che l'essere umano ha 150.000 proteine e quindi lavorare sull'espressione dei geni che modificano quelle proteine è proprio il segreto della salute. Cioè, cosa ci facciamo con queste proteine? Ed ecco il ruolo dell'epigenetica. Quindi se prevenire è meglio che curare, noi dobbiamo stare molto attenti a salvaguardare la produzione di ATP a livello mitocondriale. Si mangia per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno, dalla combinazione di ossigeno e idrogeno l'energia per la vita. I mitocondri, quindi il motore della nostra vita. Ma cosa mangiamo, cosa respiriamo, ma soprattutto in che ambiente tutto questo sta accadendo negli ultimi 100, 200, 300 anni? È cambiato qualcosa? Probabilmente sì. Allora, se andiamo in ipossia c'è l'infiammazione, se arriva troppo ossigeno c'è l'ischemia di perfusione e quindi aumento dello stress ossidativo, biomarker fondamentali. E allora ecco perché poi oggi abbiamo detto, ma ha dato il premio Nobel per la medicina a tre scienziati che hanno scoperto il ruolo fondamentale dell'ossigeno per la vita, per la salute e per la prevenzione. Il ruolo? Ma da quanti anni se ne parla? Warburg nel 1931 ha preso il premio Nobel per la medicina su questo. Allora possiamo poi consigliare le persone a un nuovo stile di vita, dice vabbè dai cambio alimentazione,
Potete fargli cambiare lavoro, città, casa? No. Allora la memoria nei geni, genetica o epigenetica, ambiente, stress, eredità. E questo è il meccanismo. Quindi l'epigenetica, sapete, è la riprogrammazione delle cellule senza modificare il DNA, che viene a livello istonico, quindi ristrutturazione della cromatina, grazie al ruolo dell'epigenetica. Questa è epigenetica, come ci insegna il professor Burgio, questa è epigenetica e viene programmata nella pancia della mamma. Questa è genetica. Abbiamo importato, come sapete, dall'America, Coca-Cola e dal Piemonte esportiamo Nutella. Quindi, non è che poi diciamo, gli americani, beh, noi non è che facciamo tanto di cose diverse, no? Chili di zucchero all'anno, chili di zucchero all'anno mangiano i nostri bambini oggi, e le mamme che devono mettere al mondo quei bambini, è lì il problema. Gli ultimi dati, chili, gli ultimi dati del ministero dicono che 4 su 10 muoiono di infarto di ictus, le malattie sono in aumento, soprattutto nei bambini da 0 a 2 anni, e poi tutto il discorso dell'infiammazione, benvenuti. Quindi la carenza di ossigeno, la biodisponibilità di ossigeno a livello cellulare, a livello mitocondriale, e poi l'aspettativa di vita. Com'è che modifichiamo l'aspettativa di vita? La modifichiamo sicuramente lavorando sulla telomerasi, sulla rimetilazione del DNA, ma se io non so che mi mancano dei fattori fondamentali che sono le vitamine, la vitamina B6, la B12, l'acido folico, la S-osimetionina, che pochissimi sanno, che capiscono se o no hanno delle carenze specifiche di questi fattori, perché questi fattori è difficile vederli, perché un esame per esempio del sangue è quando tu trovi quelle carenze nel sangue, è un po' che il corpo sta cercando di rimettere a posto quelle carenze dal punto di vista dell'omeostasi, sì o no? Quindi vuol dire che siamo già in uno stato infiammatorio da tempo, quindi dobbiamo fare prevenzione lì. Dobbiamo avere dei sistemi che ci permettono di fare prevenzione e capire quali sono le carenze prima che creino il problema. E quindi la rimetilazione, il controllo dell'omocisteina, che sapete è legato quasi a moltissime, è una sentinella di moltissime patologie. Però, nonostante questo, ognuno ha la sua visione della salute. E quindi se parli con una persona, no, è tutta la dieta. Com'è tutta la dieta? Ma dove vivi? Dove vivi? Qual è l'ambiente dove vivi? Cosa respiri? L'ossigenazione cellulare, la riattivazione mitocondriale. E poi quella dieta, l'assimili, viene assimilata o no? Il tuo sistema gastrointestinale, microbioma, tutto, no? Quando mangi, cosa mangi? Allora, se prevenire è meglio che curare, la vera prevenzione dovrebbe essere fatta qui. Uomini, la salute dei padri e delle madri prima del concepimento, incominciare a parlare di salute delle madri come facevano una volta. Adesso ma è uguale, sai, sono rimasta incinta, smetto di fumare. Come smetti? Se vuoi un bambino non devi fumare, non ti devi tatuare, non ti devi mettere i piercing, c'è niente a fare, non c'è niente a fare. Però non ce lo insegnano, perché se ci facessero capire a scuola, no? Insegnassero a scuola queste cose, probabilmente, no? Si farebbe una bella prevenzione, primaria, preprimaria forse, perché le cellule sane si moltiplicano in maniera sana, si differenziano in maniera sana e danno al mondo bambini sani. E questo è un bellissimo libro che vi consiglio di andare a prendere sul web, perché è online, che è Ambiente e Salute di Burgio, dove c'è spiegato proprio in maniera specifica tutto quello che vi sto dicendo in maniera molto macroscopica. E poi l'epigenetica dell'invecchiamento. Vedete, inquinamento, ciclo della vita, guardate dove va? Nella pancia della mamma. E poi ce ne parlerà molto bene la dottoressa Panigi.
di quello che accade. 500.000 morti premature in Europa per inquinamento, 500.000, Italia al primo posto. Come? Italia al primo posto? E noi ci va bene lo stesso. L'epigenetica, il microbioma e quindi tutta la trasmissione a livello fetale dei bambini, quindi la gut system. Ma non c'è solo l'intestino, c'è la bocca, c'è la pelle, c'è tutto. C'è solo il microbioma dell'intestino e si parla solo di quello, chili di probiotici. Quindi conoscere con una mappatura specifica queste cose è importantissimo. E noi possiamo farlo oggi, la tecnologia ci dà questa possibilità di fare prevenzione, conoscere quali sono quelle cose che poi interferiscono sulla salute. Allora proteggere la vita, proteggere il dono della vita, che è fondamentale. Nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica. L'Associazione Italiana insieme sul cancro, ma come? Ce lo dicono loro, tutti lo stanno dicendo. Ma solo per i tumori? No, questo vale per l'infiammazione, per il cardiovascolare, per tutto vale, per tutte le malattie, si parte tutto di lì. Quindi le mutazioni sono trasmissibili. Sapete cosa si parla in questo sito? Fino alla terza generazione. Come fino alla terza generazione? Come? No, gli studi stanno andando avanti anche alla quinta generazione, sesta generazione. Cioè quello che fanno i nostri genitori, poi dopo ricade nei figli dei figli dei figli. Guardate, distruttori endocrini, metalli pesanti, un particolante lo disperso a livello fetale e quindi la placenta al centro di malattie croniche degenerative, la riprogrammazione cellulare. E quindi guardate però qual è il problema. Questi sono dati statistici ufficiali, poi vi dirò le fonti, ok? Leggetelo un attimo con me, non tutto. Allora, partiamo di qua, 10.000 morti per polmonite, 11.000 per morbo di Alzheimer, 14.000, 50.000 per uno dei medici, 84.000 per inquinamento, 170.000 per tumore, 230.000 per sistema circolatorio, però il problema della nostra società è lo 0.3-1.5 morti per morbillo. Leggo, ma com'è possibile? Io dico, ma come mai si parla di questo nei giornali, fanno la guerra su queste cose e nessuno fa la guerra per 230.000 morti per ictus, infarti, malattie cardiovascolari? Perché? E le fonti quali sono? Queste ufficiali. Organizzazione Mondiale della Sanità, Associazione Oncologica, Istituto Superiore di Sanità. Quindi lo dicono loro. E guardate, se volete farvi un giro sempre sul Senato della Repubblica, è una fonte ufficiale? Beh, penso proprio di sì. Effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali e dell'epigenetica. E qui si dice chiaramente che le malattie vengono trasmesse a livello fetale e alle generazioni future. Si dice molto chiaramente. 193 pagine in questo libro. Quindi inquinamento, contaminazione del ciclo della vita, sostanze tossiche e malattie già dimostrate, questo sempre nello stesso documento. Conoscete Priolo, cosa è successo? Sì, 2500 bambini malformati per inquinamento industriale buttato, scaricato a mare, e dico bastardi dentro, ma passatevi questo termine, non si può scaricare a mare 50 anni schifezze, mercurio, metalli di tutti i tipi e poi dar da mangiare i pesci di quel mare ai bambini, alle madri che poi hanno messo al mondo bambini malformati. Non è possibile, è follia pura. E io quando un ricercatore, un medico dice non ci sono abbastanza ricerche scientifiche, cosa non c'è? Ma 2500 bambini nati malformati, ha bisogno di ricerche scientifiche per provare che quello è il problema? Cioè, ma follia pura, da rinchiudere e buttare via la chiave, scusate se sono abbastanza forte su questo, ma è così. Poi lo zucchero lo sappiamo.
467.000 morti l'anno in Europa per inquinamento, il DNA che prende il controllo, se viene controllato dall'inquinamento aumentano tutte le malattie, 1.7 milioni di bambini che muore per aria inquinata, 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata, la gente continua a parlare solo di dieta. Non è possibile, fanno la lotta attraverso la dieta migliore. Non è possibile. Dieta è importante, sì, fondamentale, ha un ruolo epigenetico, ma l'inquinamento è molto più dannoso. Molto più dannoso. Metalli pesanti. Compriamo pubblicità e stiamo vivendo un mondo malato. Tutti gli spray per tenere pulita la casa. No? Ah no, prendi quel, questo pulisce meglio. Poi cosa succede? Che tutte le sostanze chimiche rimangono, si seccano, passeggi, vanno nell'aria e le respiriamo. I bambini le respirano. Tutte quelle sostanze usate per detersivi, per pulire da tutte le parti. Non si parla di ionizzazione dell'aria, di microclima, dell'importanza e del ruolo degli ioni negativi. Perché non se ne parla più? Perché non c'è più ionizzazione terapeutica per la nostra vita. Perché l'aria dell'inquinamento dell'aria fuori è senza ionizzazione oggi. Gli ambienti dove si vive e dove si lavora, sempre con aria condizionata, non hanno ionizzazione. No, ma io sono ionizzatore. Ma di cosa stai parlando? La ionizzazione va fatta terapeutica, con frequenze, con aghi piccolissimi e ioni piccoli che ossigenano, e quindi se c'è già un ventilatore non c'è più ionizzazione. E poi questi aghi, dopo pochissimo tempo, si consumano e emettono ozono. Quindi attenzione anche a questo. Allora questo è il problema. E poi la ciliegina sulla torta è campi elettromagnetici, così super tecnologici per bruciare i cervelli alle persone. Ma se non siamo connessi è un casino. L'aereo c'è già nel 2011, attenzione, potrebbe avere un problema, un ruolo nei tumori al cervello, potrebbe avere, anche lì non tutti hanno un tumore al cervello, però sicuramente un danno sì. Il danno qual è? Non come noi magari che fino a 20-30 anni non abbiamo usato il cellulare, ma pensate ai ragazzi di oggi, i bambini che vengono, vi viene dato il cellulare per, come babysitter ai ristoranti, non ci vedono il tablet 17 pollici sul passeggino perché gliel'ha comprato il nonno e allora non si può togliere. È vero o non è vero? E i bambini che dormono col cellulare si addormentano non con la favola, la fiaba raccontata dalla mamma o da qualcuno, no, con il cellulare. E nessuno gli dice quanto stanno cuocendo i loro cervelli da un punto di vista di microonde. Ah, guarda mio figlio com'è ipertecnologico. E poi l'inquinamento dei campi elettromagnetici, vado veloce e ormai concludo. I wifi, il 5G, sempre più pericoloso, ma noi qui ci viviamo già da tanti anni, i radar, i sonar, i campi elettromagnetici a alta tensione, vi ricordate quei scandali, no? Radio Vaticano, Radio Maria, dei danni, e siamo ancora qui a farci delle domande di cosa? Andate con un telefonino sotto un traliccio di alta tensione a vedere se prendete campo. Non c'è. Allora, quel campo magnetico darà fastidio al nostro cervello che funziona a frequenze, sì o no? Invece pensiamo al fatto, oh, guarda, non c'è campo, come faccio? Sono disperato. Devi scappare da lì. Se non c'è campo devi scappare. L'acqua. Tutto interferisce con l'acqua, esplode, le molecole dell'acqua esplodono a contatto con i campi elettromagnetici. E già i prove di dimostrato che le linfoma, le leucemie, le mielioma dipendono da questo, dai campi elettromagnetici, è già dimostrato, è già pubblicato. Quindi l'ambiente agisce sui geni, sì o no?
Sì, modifica a livello istorico, quindi la riproduzione e la ristrutturazione della cromatina, e quindi sblocca, sviluppa malattie. Allora dobbiamo diventare saggi, non intelligenti. Siamo pieni di persone intelligenti, ma di persone sagge, responsabili, con passione, amore per il prossimo. Ce n'è, sì, voglio sperare tante, ma poche che poi agiscono, che hanno il coraggio di agire, che non si fanno condizionare da quello che pensano gli altri. Allora ecco l'epigenetica. Dobbiamo lavorare sul sistema immunitario dei padri e madri prima del concepimento, sul nostro sistema immunitario, per combattere quello che abbiamo visto fuori, l'inquinamento. Perché siamo cellule, 100.000 miliardi di cellule, la salute e le malattie iniziano a livello cellulare, la matrice extracellulare, il glicocalici, la lipidomica, la membrana cellulare, e poi il DNA mitocondriale che decide la longevità. Lo vedremo dopo con tutti i relatori. Tutte le malattie partono dalla disfunzione mitocondriale, dalla nascita, dalla linea materna. Le malattie mitocondriali influenzano il microbiota. Non possiamo, prima, anche il microbiota è influenzato dai mitocondri, dal DNA mitocondriale, e bisogna lavorare lì sull'apporto di ossigeno, idrogeno, microelementi fondamentali per far ripartire le nostre cellule. Guardate, i risultati supportati l'idea che le mutazioni del DNA ereditarie per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie esso correlate. Inoltre suggeriscono che malattie che sono state collegate a cambiamenti della posizione di materie intestinali possono iniziare un trattamento antiossidante che supporti i mitocondri. E ce lo dice la Fondazione Medicina Mitocondriale: ricaricare le nostre batterie, quindi l'ereditarietà, la linea materna, proteggere la fertilità. Ormai i ragazzi sono più fertili, un popolo di infertili, non la donna, anche la donna, ma purtroppo è così. Stiamo facendo degli studi importanti anche utilizzando il nostro sistema con la sanità, con Luigi Montano, che è il massimo esperto di queste cose, sull'infertilità. I bambini già a 16 anni, i ragazzi, non bambini, 16 anni, hanno già una mobilità spermatica bassissima, liquido spermatico pieno di metalli pesanti, benzene, cioè di tutto e di più. Allora mettiamo in moto cosa? Se una mela marcisce, cosa facciamo? La prendiamo, la buttiamo? Via. Se le nostre cellule si danneggiano, non ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo quando? Quando è troppo tardi. Allora bisogna iniziare a migliorare questi aspetti, migliorare il nostro sistema immunitario. E vado veloce alla conclusione dicendo che tutti voi conoscete nella vostra pratica clinica quotidiana quanto sia importante l'alimentazione, la nutrizione, il sistema antiossidante, e poi sapete anche cosa fare dal punto di vista terapeutico, però dobbiamo fare prevenzione. Noi proponiamo di mappare tutto quello che interferisce sul danno. Questo test molto semplice si fa sul buco del capello, che viene utilizzato già dalla NASA per la salute degli astronauti, che viene già utilizzato come biomarker nei disturbi psichiatrici, e ormai, se volete, letteratura ce n'è tantissima. Si prendono dei bulbi dalla zona occipitale, si mettono su uno scanner, questo genera uno spettro di frequenze dall'ultravioletto all'infrarosso, che vanno in risonanza con le frequenze della persona, del bulbo del capello, e in 12 minuti ti dà un risultato di tutto quello che è importante, che interferisce con la salute della persona. È importante? È interessante? E la risposta? 12 minuti. E quindi oggi dobbiamo, se è vero che prevenire è meglio che curare, dobbiamo promuovere la buona salute, lo stile di vita, motivare, incoraggiare, sostenere l'aggiungimento degli obiettivi salute e benessere. I centri MIR di riproduzione naturale assistita lo stanno già facendo, perché oggi dobbiamo mettere insieme chimica, biochimica e biofisica, la nuova medicina, il nuovo paradigma, la riprogrammazione cellulare. E qui non lo dico io, guardate qui cosa c'è scritto: Sapienza, Università di Roma. Questo è l'Istituto di Medicina Nucleare. Ci sono programmi europei di ricerca sulla quantum tecnologia. Implementazione dell'informazione quantistica, guardate.
algoritmi, si parlano di algoritmi quantistici, lo scopo è sfruttare queste tecnologie, queste conoscenze. Guardate su questo, questo sito ufficiale, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, non stiamo parlando di Topolino o come dice il mio amico Mauro sul come se, il, la gazzetta del ecco, capite cosa stiamo parlando? E, le, e la parola è entanglement. Ah, questa è tutta roba da stregoni, no? Se parlate, è vero o no? Come gli stregoni? Ma, cioè, ma di cosa stai parlando? Ci sono qui 50 pagine di ricerche scientifiche, 50 pagine dove si dice entanglement, fotoni, quantistica. Ma il telefonino che usate, di cosa, come funziona? Quantistica. Allora, tutto vibra, anche noi. Tutto si muove, tutto vibra, niente inquiete. Tutto è energia. Tu sei energia, il tuo corpo è energia, con il tuo è energia, il tuo campo magnetico è energia. Tutto ciò che si muove all'interno del nostro corpo, come ci insegna per Giorgio Spaggiari, uno dei più grandi medici e fisici in Italia, ci dice che il nostro corpo, le molecole all'interno del nostro organismo si muovono grazie a un'orchestra che è il campo magnetico dell'acqua del nostro corpo, dove il ruolo fondamentale è l'ossigeno e l'idrogeno, che vedremo dopo, la modulazione fisiologica di ossigeno on demand, con i vari studi che ve le detto, con tutti gli studi scientifici che vedrete, bellissimi. Ah, vi ricordo che tutti gli studi sono pubblicati su PubMed, quindi basta andare su PubMed, digitare sempre e vi vengono fuori tutti gli studi. Poi dice, non c'è ricerca scientifica, non c'è ricerca scientifica. E questo vedrete oggi, adesso lo presenterà la dottoressa Benedetti, quanto sia importante anche questo studio fondamentale. Ricordatevi che gli integratori devono essere biodisponibili e assimilabili, non potete dare chili di vitamine in capsule compresse che si assimila al 20%, 15%, spray, sublinguali, basso dosaggio e poi quelli che servono. Self-food si assume una goccia 3 volte al giorno e poi si aumenta fino alle 8x3. Perché riattivazione mitocondriale specifica, individuale, graduale, perché non potete far correre un cavallo zoppo, dovete educarlo, e così fa Self-Food, modula il consumo di ossigeno a livello mitocondriale. Queste sono tutte le indicazioni. E ricordiamoci che il benessere dipende da te, e poi l'amore per la vita, che è l'unico regalo che non riceveremo mai 2 volte. Non ho visto ancora tornare nessuno. Quindi viviamolo con coraggio, determinazione, lasciamo il segno di cose belle per aiutare gli altri. La vita è davvero semplice, eppure ci stiamo complicandola. E ricordiamoci, l'intelligenza priva di amore ti rende perverso, ma soprattutto la vita senza amore non ha senso. Grazie di cuore. Grazie.